il penultimo, questo è l'ultimo incontro. Quindi concludiamo con la professoressa Mannarini che ci parlerà dei movimenti in India, adesso ci spiegherà tutto su questa parola fino a qualche tempo fa abbastanza misteriosa, almeno per il sottoscritto, e quindi concludiamo questo piccolo ciclo di educazione alla cittadinanza attiva. Va bene, voi, allora prima che mi dimentichi, gli studenti, dovrebbe arrivare anche un altro, dovete consegnare una piccola relazione su, noi abbiamo fatto 6 incontri su 3 degli incontri a cui avete partecipato. Ecco. Tanto grazie. Grazie a te. Grazie Franco che mi coinvolge spesso e volentieri in queste iniziative, lo ringrazio perché insomma, grande stima di lui. Allora, siamo in un contesto insomma, informale, quindi non vi aspettate la lezione accademica, insomma, classica ovviamente, anzi mi piacerebbe se riuscissimo a interloquire, però Franco mi aveva chiesto, no, inizialmente ci fai una cosa sulla cittadinanza attiva, perché sai che mi sono occupato, e io ho detto sì, però mi fai parlare dei movimenti NIMBY, cioè di una cosa un po' più specifica, e poi ho detto sì, va bene. Allora, NIMBY, e adesso mi dice che in realtà questa parola non è molto familiare, per lui non era molto familiare. Per voi è familiare? Sapete cos'è? NIMBY l'avete mai sentito? Io prima di leggerlo sul prima di leggerlo sulla locandina. Io professoressa feci qualche anno fa quando c'era la locandina nella sua pacchetta, non nel mio giardino, allora copertina del libro, tutta la, cioè, una curiosità mia personale da lì. So che è un acronimo. Sì, NIMBY è un acronimo, NIMBY è un acronimo. Però lì mi sono fermato. Ok, va bene. Quindi diciamo non vi è familiare questo termine. No, non completamente. Benissimo, allora un acronimo che sta per not in my backyard, alla lettera non nel cortile di casa mia, quindi non a casa mia. E in realtà io pensavo che fosse più nota la conoscenza di questo termine perché nel lessico giornalistico politico è molto utilizzata, viene utilizzata prevalentemente in quell'area diciamo, di discorso. E allora lo diciamo subito, a che cosa si riferisce? NIMBY si riferisce a tutti quei fenomeni, quei casi di protesta o di opposizione ad opere, diciamo, grandi opere, comunque opere che hanno un impatto territoriale molto forte, un impatto ambientale, un impatto sociale a seconda del tipo di opera. Tipicamente sono tutte le opere del comparto energetico, inceneritori, discariche, impianti ad alta tecnologia, centrali idroelettriche, oppure infrastrutture, il caso TAV, no? Il caso forse più noto in Italia, anche quello più longevo perché se ne parla da 25 anni ormai. E poi in loco abbiamo il caso Tatto, no? Infatti io ho pensato ai movimenti NIMBY perché ho detto è un tema così attuale che forse vale la pena di spolverare qualcosa, insomma, e parlarne da un punto di vista della ricerca scientifica, perché ovviamente io lo tratto da quel punto di vista. Allora, partiamo con un po' di buongiorno, di numeri e di dati. Perché questo fenomeno appunto che per ora continuo a chiamare NIMBY, poi in realtà la tesi principale che voglio sostenere è che noi non dovremmo utilizzare questo termine per parlare di questi fenomeni perché il termine è svalutativo, implica una stigmatizzazione, adesso spiegherò perché. Allora, questi fenomeni NIMBY sono fenomeni che esistono in tutto il mondo, non è un caso italiano, anche se appunto molti nostri giornalisti amano dire che succede solo in Italia, perché l'Italia è il paese del no, perché qualunque cosa si cerchi di fare c'è sempre qualcuno che si alza e dice no, ma non è assolutamente una peculiarità italiana, esistono in tutto il mondo, esistono diciamo nelle democrazie mature, esistono nei paesi in via di sviluppo e sono in crescita in tutto il mondo diciamo dalla fine degli anni 70, primi anni 80 hanno cominciato ad emergere questi fenomeni su larga scala. In Italia esiste non so come chiamare un'agenzia, ma credo sia privata, si chiama Osservatorio NIMBY Forum, ha un sito, per cui avete curiosità. Loro cosa fanno? Censiscono annualmente, dal 2005 mi pare,
questi casi, diciamo, NIMBY in Italia. Se voi andate sul sito troverete la mappa dell'Italia con indicate le localizzazioni di tutti gli impianti contestati. E l'osservatorio NIMBY Forum ci dice appunto che questo fenomeno, cioè che il numero di casi contestati cresce praticamente in maniera costante dal 2004 fino al 2012, e dal 2012 ha una leggera flessione, ma insomma non più di tanto, diciamo si mantiene stabile. L'ultimo dato è del 2015-16, riporta 342 conflitti in Italia, di cui 111 sono i nuovi casi, quelli diciamo del 2016, e in Puglia censisce 17 opere contestate. Quasi una al giorno. Quasi una al giorno, non sono pochissime, diciamo, ma poi diciamo, l'impatto visivo della mappa fa vedere che l'Italia è piena, peraltro sono una volta tanto ugualmente distribuite queste opposizioni, non abbiamo i soliti divari, sono veramente ovunque. E sono, diciamo, prevalentemente come dire, opposizioni che nascono con caratteristiche di spontaneità, cioè da comitati di cittadini prevalentemente, e in parte appoggiate o promosse anche dalle amministrazioni locali, e solo in minima parte, diciamo, con una regia politica tradizionale. Quindi sostanzialmente sono manifestazioni di protesta auto-organizzate, in chiave spontanea, diciamo. In questo ambito, sì. Non è affatto, non le ha citate, però ve lo chiedo, rientrano per esempio opere del tipo la antenna telefonica sul palazzo accanto, infrastruttura, no? Infrastrutture invadenti di questo tipo, allora, più semplici? Diciamo, in questo caso l'impatto appunto è più limitato, no? Cioè, per parlare di una contestazione tra virgolette NIMBY abbiamo bisogno comunque che si crei una mobilitazione che coinvolge una parte importante di una comunità territoriale. Io ho in mente dei casi che sono successi. Quindi, no? se ci sono queste caratteristiche. C'è stato il caso nel mio paese di un'antenna, su una scuola elementare, e lì c'è stata una certa, non ha portato a nulla naturalmente, purtroppo, però per alcune settimane. Allora, diciamo che l'osservatorio NIMBY Forum non censirebbe questo caso tra i conflitti NIMBY, però la logica è simile. Allora, diciamo, come sono stati trattati questi conflitti? Li possiamo chiamare conflitti territoriali, conflitti ambientali, conflitti locali, come volete. Come sono stati considerati, affrontati, studiati? Allora, diciamo che l'approccio prevalente è appunto è l'approccio da cui deriva questa etichetta NIMBY, che è un approccio, come dire, assolutamente avverso, ecco, come dire, anzi pregiudizialmente avverso all'espressione, diciamo, di queste contestazioni. Quando appunto i primi fenomeni di questo tipo hanno cominciato ad emergere, i pianificatori sociali, i decisori politici erano, come dire, sorpresi, no? Che le popolazioni potessero in qualche modo ribellarsi o non gradire, diciamo, la realizzazione di un'opera che nell'ottica, diciamo, di chi la sostiene e la propone ha l'obiettivo di realizzare, diciamo così, un bene comune, un bene disponibile alla collettività. E appunto le prime reazioni dei, diciamo, dei decisori politici sono reazioni di stigmatizzazione aperta, no? Vengono chiamati gli ecoisterici, tecnofobi, quindi anche, come dire, verbalmente questo approccio si manifesta in questo modo. Ma, diciamo, quali sono i presupposti di questo approccio? Diciamo, possiamo dire, c'è un presupposto di tipo, come posso dire, etico, e un presupposto scientifico. Allora, il presupposto etico è che esiste un bene comune che va perseguito, va realizzato malgrado chi si oppone. Però, quindi, l'accusa che in questo caso viene rivolta alle comunità che si oppongono è di egoismo, di particolarismo, cioè di difesa di interessi particolari a scapito degli interessi generali. Però consideriamo, come dire, guardiamolo un attimo questo presupposto. Allora, la prima questione è chi decide qual è il bene comune. Il bene comune non è, come dire, un'entità che esiste in quanto tale, ma è qualcosa che viene
socialmente, storicamente, culturalmente definito, che varia ovviamente nel corso del tempo, e su cui, come dire, non esiste una convergenza a prioristica. Questo presupposto parte dall'idea che gli esperti sappiano meglio dei cittadini comuni cos'è il bene comune. Ma, come dire, questo non è un assioma, ma è qualcosa che va dimostrato. Perché gli esperti dovrebbero prendere decisioni circa il bene comune migliori di quelle che invece potrebbero prendere dei soggetti non esperti, quindi diciamo così, dei comuni cittadini? E poi, il sapere esperto, quindi la scienza, diciamo così, è realmente in grado di fornire basi epistemiche, cognitivi, base di conoscenza tali da garantire decisioni, come posso dire, perfette, oppure decisioni eque o decisioni giuste? Ovviamente la risposta è no, per varie ragioni. La prima è che, diciamo, la scienza in sé non è infallibile. No, il mito dell'infallibilità della scienza è crollato ormai da tempo, penso, i riferimenti sono tanti, io penso ai sociologi del rischio, a Beck, no, la società del rischio, cioè la, come dire, la dimostrazione che nessuna scienza è perfettamente in grado di produrre previsioni di breve o lungo termine con assoluta certezza. Altro esempio potrebbe essere quello della crisi finanziaria, che nessun economista, nessuno scienziato economico è stato in grado di prevedere. Cioè, esistono dei margini, perché come dire, le situazioni sono complesse, le variabili sono moltissime, cioè non può esserci, neanche le scienze esatte ormai ragionano in questo tempo. Ragionano storica, legata assolutamente al paradigma, legata alla politica. Assolutamente. Ma appunto persino le scienze più dure ragionano ormai in termini di probabilità. Quindi, diciamo, le conoscenze prodotte alla scienza servono ovviamente, non bisognerei mai dire che sono inutili, non garantiscono, no, la certezza della previsione. E poi, comunque, le decisioni che vengono prese, no, in questo caso circa dove realizzare un'opera, con quali caratteristiche, per vantaggio di chi o per costo di chi, sono decisioni di ordine politico. Sono decisioni di ordine tecnico, no? È un po' un inganno quello di pensare che la decisione tecnica possa sostituire la decisione politica, non è mai così. La tecnica, la scienza fornisce gli elementi, ma poi le decisioni sono di tipo politico. Quindi questo presupposto etico, come dire, lo si può certamente discutere, è opinabile. Da questo presupposto etico, dicevo prima, deriva l'accusa alle comunità che si ribellano è: siete egoisti, difendete i vostri interessi, non guardate all'interesse generale. Anche qui però, come dire, ci si può interrogare, no? Allora, la prima questione è: ma perché? Allora, la prima questione può essere se le motivazioni di tipo cosiddetto self-interest, cioè quelle guardate all'interesse, sono di per sé sempre condannabili, sbagliate. Lo sono? Non sempre. Perché? Diciamo, ad esempio, se percepisco, sento che un mio diritto è stato leso e mi attivo perché quel diritto venga ripristinato o garantito, sto facendo il mio interesse? Sì, certo, sto facendo il mio interesse, ma sto facendo una cosa sbagliata? No. Allora, no, prima questione. Seconda questione è che questa, diciamo, una motivazione di tipo self-interest, ammesso che ci sia, e poi diciamo, è tutto da dimostrare che ci sia, non appartiene solo a chi protesta contro queste opere, appartiene anche a chi le propone, inevitabilmente. Ne parliamo se sono soggetti privati o multinazionali, dove è ovvio che c'è un elemento di self-interest, ma anche lì dove i proponenti sono degli enti, sono delle istituzioni pubbliche, no? Delle istituzioni politiche, anche le istituzioni politiche possono avere un interesse, per esempio, al consenso, no? C'è un ritorno, diciamo, di questa decisione. E poi l'altra asserzione su cui si può ragionare è se quando difendere un territorio, cioè una dimensione locale, sia inevitabilmente anche la difesa del particolare, cioè se locale e particolare coincidono, come questo approccio stava suggerendo, oppure non necessariamente coincidono.
decidere. Cioè, difendere un territorio vuol dire di per sé avere interessi particolaristici? Vuol dire di per sé danneggiare altri territori o la comunità nazionale più ampia? Non necessariamente. Quindi, questo presupposto etico, insomma, traballa, diciamo. Veniamo al presupposto scientifico che soggiace sempre a questo modo di trattare questi fenomeni. Il presupposto scientifico cosa dice? Dice che chi si oppone sostanzialmente ha due difetti: è ignorante ed è irrazionale. È ignorante vuol dire non ha le conoscenze sufficienti, le abilità sufficienti per valutare oggettivamente, tra mille virgolette, i rischi e i benefici dell'opera che si vuole realizzare. Quindi è ignorante. E io quando dico questa cosa, poi adesso non ho qui il computer, se no ve lo farei vedere, faccio vedere a volte ai miei studenti un dépliant realizzato da TAP, dalla società TAP, l'anno scorso, lo dico a voce. Loro hanno realizzato nella loro campagna di comunicazione, ovviamente per difendere, no, la loro, il loro progetto, un dépliant, prima pagina, ho qua una copia, in grande: chi ha paura del tubo cattivo? Gasdotto TAP, chi conosce la storia non crede alle favole. Chi ha paura del tubo di TAP probabilmente non è abbastanza informato. Ma poi è perfetto, quando l'ho visto, ecco, questo è proprio quello che volevo dire, che voglio mostrare, no? Cioè l'idea è che la popolazione, le comunità non sappiano realmente, conoscano né le caratteristiche tecniche, né l'impatto, né gli effetti, né le conseguenze. Davano un'immagine assolutamente rassicurante di quello che già avevano fatto, c'era in Spagna, per cui si vedevano queste spiagge con signori che erano a prendere il sole, e dice: qui c'è il gasdotto che passa, perché noi non dovremmo, eccetera, eccetera, ed erano. Davano questo tipo di immagine, messaggio. Assolutamente di messaggio passava. Sì. Diciamo, è nella logica di chi sa lavorare, difende, diciamo, è legittimo, no? Che chi propone trovi degli argomenti per sostenere la sua idea. Questa accusa di ignoranza, come dire, la possiamo facilmente smentire nei fatti. Noi guardiamo gli studi che hanno esaminato tanti casi di questo tipo di proteste, ci dicono questi studi che molto spesso i movimenti, continuiamo a chiamare NIMBY, sviluppano un elevato livello, cioè inglobano, diciamo, a loro volta esperti con conoscenze altamente qualificate in grado di sostanzialmente contrastare sul piano scientifico gli argomenti della controparte, sostanzialmente. Quindi, diciamo, non si può dire in termini generali che i movimenti che protestano non abbiano quel tipo di conoscenza. L'altra questione, sempre sull'ignoranza, appunto, riguarda le soglie di rischio, diciamo così, no? Perché molto del dibattito si focalizza sul fatto che queste opere comportano dei rischi. Allora, il grande dibattito è: quale soglia di rischio possiamo accettare e oltre quale soglia dobbiamo dire di no, perché non è accettabile. Allora, le soglie di rischio sono sempre socialmente e culturalmente determinate, no? Noi, io faccio sempre questo esempio dei prodotti alimentari. Noi oggi troviamo inaccettabile poter comprare o mangiare dei prodotti alimentari con degli ingredienti che negli anni 70 venivano normalmente usati nella produzione industriale, no? E che poi col tempo invece si è scoperto essere nocivi, inadeguati, eccetera. Ma negli anni 70 era normale, perché le soglie, queste sono come la soglia di, come l'Ilva Taranto e le soglie di inquinamento, e intanto le spostano. Le spostano, sì. Perché anche lì la scienza è in grado di dare delle indicazioni di massima, ma c'è anche una sensibilità culturale, no? Che definisce ciò che è accettabile e ciò che non è accettabile. Quindi, diciamo, non esiste una soglia di rischio oggettiva che ci possiamo appellare, mettere l'asticella e dire sotto sì, sopra no. Questa soglia si sposta.
quando è nato, io sono un pensiero, quando è nato, non si pensava assolutamente a questo, soprattutto era visto come una possibilità di riscaldo delle popolazioni dall'agricoltura. Chi è andato a lavorare mi raccontavano per strada, portavano i braccianti che andavano in campagna e proponevano, tu quanto guadagni al mese? 60.000 lire al mese, 3.000 lire al giorno, se vieni a lavorare qui e prendi 500.000 lire al mese. E quindi non si pensava minimamente all'impatto ambientale, perché c'era perché non mancava totalmente una cultura ambientalista, cioè dopo è nata la sensibilità all'impatto ambientale, e l'impatto sulla salute, certo. E quindi sì, si è valutato. Mancava la percezione, ed è appunto un fatto culturale. Sì, è proprio questa è la dimostrazione che si tratta di un fatto, cioè la cultura di quel momento ha bisogno di uno sviluppo. Esatto, in quella direzione, in quella con quelle caratteristiche. Si cadevano negli altri formi che avevano precisate cose. E sono successi quello. Anche lì la cultura della sicurezza sul lavoro, no, è cambiata. E inoltre c'è anche da dire un'altra cosa, che questa valutazione dei rischi dovrebbe tener conto di prevedere le conseguenze di ciò che può accadere se quei rischi si verificano, cioè l'esempio classico è quello delle centrali nucleari, no? Allora la probabilità di rischio che accada un incidente nelle centrali nucleari è molto bassa, ma le conseguenze prodotte da un incidente con quella bassa probabilità hanno un impatto talmente grande che questo non può non entrare nella valutazione del rischio. Non è la stessa cosa, no? Anche se la probabilità è bassa, ma l'impatto è così enorme, questo conta. E questo nelle popolazioni è un fatto molto molto avvertito, molto avvertito. Allora, questo approccio, chiamiamolo tradizionale, ha poi una sua variante, la variante economicista possiamo definirla. Perché? Perché presuppone, cioè fa un passaggio. Qual è il passaggio? Il passaggio è questo. Va bene, le comunità che ospitano queste opere ad alto impatto effettivamente devono sostenere dei costi, hanno dei costi da sostenere, che siano costi ambientali, sociali, di salute. Bene, allora noi riconosciamo che queste comunità sostengono dei costi, proponiamo delle compensazioni. Possono essere compensazioni economiche, ma non necessariamente. No, per esempio, accettate di costruire qui l'inceneritore e in cambio, dico io, ma il sogno, chiudiamo la centrale a carbone in ceramica. Magari potesse succedere. Compensazioni di qualche tipo. In Italia non si usa tanto, ma in altri paesi questo meccanismo viene utilizzato, sono una specie di asta praticamente a cui gli amministratori locali partecipano chiedendo di ospitare sostanzialmente l'opera, poi fanno, hanno anche loro gli esperti, fanno delle valutazioni eccetera, però è una specie di contrattazione sostanzialmente tra in genere l'autorità centrale che invita le autorità locali a candidarsi e le comunità locali. C'è però un problema in questo approccio, intanto che non tutti i rischi possono essere compensati, appunto il caso delle centrali nucleari è uno di questi, cioè non c'è compensazione che può tenere, no, davanti a un rischio poco probabile ma così elevato. E poi perché questo meccanismo possa funzionare è necessario che ci sia tra i soggetti che contrattano un certo grado di fiducia. Che sembra un fatto banale, invece è un fatto fondamentale nella genesi di questi fenomeni, lo è in tutti i paesi, ma in Italia lo è in modo particolare, perché il rapporto tra cittadini e istituzioni ha livelli di fiducia ormai ridotti, al minimo. Quando la fiducia sociale si riduce tanto, vuol dire che il tessuto sociale si sta disgregando. Cioè è un segnale grave, molto grave, e perché la fiducia è un regolatore sostanzialmente sociale, quello che permette di funzionare. Se manca, si inceppa il meccanismo a vari livelli, e se manca appunto questa dimensione di fiducia tra i soggetti che interloquiscono,
non c'è modo di avviare un meccanismo, diciamo, compensativo efficace che funziona. Ora, diciamo, la versione più hard di questo approccio non si pone minimamente il problema di interloquire con i territori, con gli amministratori locali, con le comunità, semplicemente decide e realizza. Quando poi emerge il conflitto, si trova in una situazione complicata da gestire. Diciamo, da un punto di vista appunto empirico, spesso quando il conflitto scoppia si crea una situazione di stallo, cioè non si va da nessuna parte. Ripeto, il caso TAV su questo è emblematico, perché sono veramente 25 anni che c'è la comunità della Valsusa sempre presente lì, e la TAV non si è realizzata, non vi dico con che lievitazione dei costi, una cosa pazzesca, va bene. Secondo me la TAP non si farà più, non so come finirà, però la TAP forse sì, però insomma si crea comunque una situazione di impasse, evidentemente. Quindi se noi andiamo a guardare le ricerche che hanno studiato tanti di questi fenomeni in tanti paesi, non solo da noi, quello che si vede chiaramente è che i casi che davvero sono NIMBY, cioè i casi che difendono interessi particolaristici, che dicono no, non lo costruite qua il gasdotto, però se volete lo potete fare a 50 km, no? Tipo, qualcuno scherzato dice, ma perché non lo fanno a Brindisi? Tanto a Brindisi c'hanno già l'ENI, ha detto, disgrazia su disgrazia. Infatti dovrò farlo all'ENI russo. Questo sarebbe un po' una logica NIMBY. La logica NIMBY è, va bene, questa cosa serve, però non voglio sostenere io i costi, che li vado a sostenere qualcun altro. Allora, questi casi sono, da un punto di vista proprio statistico, pochi, sono l'eccezione, diciamo così, non sono la regola. La regola è che questi movimenti di opposizione magari nascono anche in una fase iniziale con delle motivazioni di tipo particolaristico, ma poi, anche abbastanza rapidamente, nel corso, diciamo così, della mobilitazione, passano ad un altro livello, quella che i sociologi chiamano la salita in generalità, cioè i loro argomenti da particolari diventano di tipo universalistico, diciamo, no? Per cui si cominciano a porre questioni grandi: la salute, la giustizia, la democrazia, l'ambiente, cioè le grandi questioni che non riguardano più il singolo territorio o le singole persone, riguardano appunto la collettività molto più ampia e il bene comune, insomma, se vogliamo metterlo. Se vogliamo guardare questi conflitti dal punto di vista di chi si oppone, di questo mi sono principalmente occupata, direi che forse ci sono tre parole chiave per capire sostanzialmente perché le persone si sentono toccate, no, dalla realizzazione di opere di questo tipo. Allora, tre parole chiave: giustizia, identità, rischio. Perché giustizia, direte voi? Allora, giustizia, spesso alla base, diciamo, della protesta ci sono questioni di giustizia, giustizia di vario tipo. Allora, in primis, questo in realtà l'ho detto già prima, giustizia di tipo distributivo. Cioè, la domanda è, ma perché noi, la nostra comunità, deve sostenere tutti i costi quando i benefici di quest'opera saranno goduti da un numero molto più grande di persone? Cioè, i costi della TAV, l'impatto della TAV è solo nella Valsusa, no? Perforazione delle montagne, amianto, territorio gravemente già molto infrastrutturato, quelli sono i costi. I benefici, riprendo le parole del governo, siamo in Europa, dobbiamo connetterci all'Europa, quindi benefici diffusi, costi concentrati. Questo è un problema di giustizia distributiva, perché risorse e costi non sono distribuiti equamente sul territorio nazionale. Allora le comunità si sentono un po' delle comunità di serie B, cioè, perché noi dobbiamo sostenere i costi e altre comunità invece godono dei benefici di cui noi non godiamo? Quindi c'è uno sbilanciamento, diciamo, lo sbilanciamento è oggettivo. E quindi anche perché noi non abbiamo diritto ad avere un ambiente sano come gli altri? No, cosa abbiamo di diverso o di meno dagli altri per non poter avere un ambiente sano? Quindi perché noi dobbiamo subire l'inquinamento? Cioè anche questa è una forma, diciamo, in qualche modo di ingiustizia.
un'altra faccia, diciamo così, dell'ingiustizia attiene alle procedure con cui viene deciso, con cui si decide di costruire quell'opera in quel territorio, quella che si chiama la giustizia procedurale. Cioè il modo con cui quella decisione è stata presa è equo? La ricerca ci dice che le persone sono, diciamo, più disponibili ad accettare anche decisioni che sono sfavorevoli a sé, se però quelle decisioni sono l'esito di un processo in cui i criteri utilizzati vengono percepiti come equi, no? Tipicamente quando c'è la possibilità per tutte le parti interessate di entrare in un contraddittorio, come un po' come nel processo legale, no? Il giusto processo è la possibilità per le parti comunque di presentare le proprie ragioni. Se questo non avviene, come normalmente non avviene perché non c'è nessuna, appunto, interlocuzione con l'altra parte, ma semplicemente, come dire, la decisione è presa e applicata, questo, come dire, si traduce in una percezione di essere, che, una percezione circa la non equità di quelle procedure, cioè non va bene quel meccanismo decisionale. E allora io protesto, perché me lo dovevate chiedere. Terza faccia di questo aspetto ha a che fare con la relazione, qui forse torniamo al tema della fiducia, cioè un altro aspetto dell'ingiustizia è il fatto di sentirsi trattati in maniera ingiusta, cioè di sentirsi trattati non come degli interlocutori, diciamo, competenti o alla pari, ma come degli interlocutori che sono meno dell'altro. No? Quindi non sentirsi rispettati nella propria soggettività di cittadini, sostanzialmente, ad essere un po' trattati da sudditi, diciamo, più che da cittadini. Ora, la combinazione di queste tre declinazioni dell'ingiustizia, che è, come dire, un fatto ricorrente in questi casi, perché prevalentemente avviene così, è una molla abbastanza importante che attiva poi, no? Il fatto che le persone dicano no, in qualche modo, comunque proteste. E lì dove c'è un problema di ingiustizia c'è un problema di democrazia, perché vuol dire che la democrazia non sta funzionando secondo i criteri di giustizia e quindi non sta funzionando, perché, diciamo, è implicito, no, in un regime democratico che i criteri di giustizia regolino l'azione pubblica, l'azione politica. Quindi, diciamo, emerge una grandissima questione, che è sostanzialmente chi decide cosa, no? Chi ha titolo a decidere cosa e se questa decisione possano essere interpellate non solo le autorità centrali ma anche le autorità locali e i cittadini. Noi, diciamo, in Italia non abbiamo una cultura politico-amministrativa abituata a dialogare con le popolazioni, in altri paesi c'è, in paesi di popolo loro sostanzialmente, perché loro per ragioni storiche hanno un altro assetto. Da noi è più. Questa cosa suona ancora un po' estranea, anche se in parte sta entrando, però insomma da noi prevale l'idea che i cittadini... Scusa, c'è una conferenza dei servizi per quanto riguarda poi il Dipartimento delle Politiche Regionali, per cui, anzi, insomma, in questi casi mi chiedo perché non viene sviluppata ulteriormente, perché la conferenza dei servizi è quella che mette poi insieme i vari attori su queste procedure sul campo. Ma infatti, diciamo, i meccanismi ci sono, non sono quelli che mancano, però manca proprio a livello istituzionale e anche qui, diciamo, culturale, cioè l'idea che sia normale agire in questo modo. Andiamo a vedere chi piazzano nella conferenza dei servizi e ci rendiamo conto che non funziona, nel senso che c'è un ceppo. Sono le istituzioni che destinano determinati, che designano determinati. Certo. Trasparenza, tutela del cittadino, equità, sì, cioè a mettere in evidenza il fatto che il legislatore abbia come priorità, sì, la tutela del cittadino. E questo sì, però, diciamo, l'idea è se sia il legislatore a sapere qual è il bene dei cittadini e quindi
ha, diciamo, ha, è il soggetto che ha titolo a decidere, o se il bene dei cittadini possa essere qualcosa che viene contrattato, diciamo così, negoziato con i cittadini stessi. Qui è la differenza. Cioè il nostro impianto giuridico-amministrativo è autoreferenziale, cioè i legislatori sanno cosa è bene per il cittadino, quindi decidono e si applica. Non c'è l'idea che ci sia un'interlocuzione reale. Viene nella conferenza dei servizi, oltre alle istituzioni regionali, provinciali, a scalare, comunali, quelle interessate, come attori principali vengono anche sentiti, laddove ci fossero dei problemi, anche se ci sono associazioni, comitati e quant'altro. Sì, allora diciamo, mi sono occupata anche di questo aspetto. E lì ripeto, no, perché non è un problema tecnico, perché i meccanismi ci sono, sì. E se non ci sono si possono creare. Il problema non è quello, il problema è proprio, ancora una volta, è proprio culturale, di cultura politica, diciamo, no? di visione, di prospettiva. Per cui talvolta anche lì dove vengono poi viene realizzato un minimo di coinvolgimento, poi, diciamo, non sempre funziona come dovrebbe. Diciamo, apriamo un'altra area di lavoro, anche quella problematica. Ecco, quindi dicevo, va bene, questione di giustizia. Un'altra questione secondo me rilevante, che è una questione prettamente psicologica, perdonatemi, ogni tanto devo tornare al mio background, è il tema dell'identità. Ci sono degli studi sostanzialmente che leggono questi fenomeni di protesta come una reazione al fatto che le persone che vivono in un territorio si sentono minacciata l'identità di quel territorio e la loro identità, no? Allora, può sembrare curioso, però insomma una parte di quello che noi siamo deriva anche dai luoghi in cui viviamo, quando questi luoghi sono significativi per noi, no? Quindi, diciamo, c'è tutta la psicologia ambientale che ha studiato questi aspetti. Pensate al caso che sembra apparentemente lontano, ma invece c'entra, dell'anziano che viene sradicato dalla propria casa e trasferito in un'altra residenza. Questo ha un impatto psicologico enorme. E diciamo, se cambiamo scala e pensiamo a una popolazione e al suo territorio, l'effetto è lo stesso. Cioè c'è una parte di quello che noi siamo che viene definito anche dal luogo in cui viviamo e dalle caratteristiche che questo luogo ha. Se c'è qualcosa, l'opera X, che tra virgolette devasta questo territorio, cioè che lo cambia in maniera non desiderata, non voluta, brutale, questo può essere percepito come una minaccia alla propria identità. Tenete ovviamente conto che ci sono territori che hanno già di loro un'identità abbastanza definita, ci sono territori che non ce l'hanno. La Valsusa per esempio era un caso di questo tipo, era un caso dove non c'era comunità nel senso psicologico, psicosociale, è diventata comunità proprio grazie alla mobilitazione, cioè nel loro caso no, la comunità identità è diventata un precipitato della mobilitazione. Se pensiamo al nostro territorio forse è un caso un po' diverso, dove già, no, questa cosa degli invidi ormai simbolica è diventata, no, veramente esemplificativa del fatto che comunque siamo diventati, perché anche noi non eravamo così 30 anni fa, un territorio con una sua identità molto legata alla terra, all'uomo, alle caratteristiche. Quindi diciamo lì dove c'è un intervento che va a toccare questo aspetto, anche questo è un fatto che, a cui le persone reagiscono sostanzialmente, no? Cioè, questo è, insomma, cerchiamo di capire da dove originano queste cose, piuttosto che pensare che derivano dal fatto che le persone vogliono difendere il loro territorio perché sono egoisti diciamo, e hanno interessi di tipo particolare. E poi vabbè, il discorso sul rischio è quello che in realtà avevo già anticipato, che pure è un aspetto importante, perché questa percezione del rischio è sicuramente uno dei fattori più evidenti, più salienti, no? È anche uno degli argomenti più esplicitamente coinvolti da chi si occupa. Quindi tutto ciò per dire semplicemente che questa etichetta NIMBY non ha nessun fondamento di tipo scientifico e
esprime anzi un chiaro pregiudizio sostanzialmente nei confronti della maggior parte di questi fenomeni, anche, ripeto, ce ne sarà, ce n'è poi qualcuno che ha queste caratteristiche, ma certamente non è possibile generalizzare, e purtroppo però questa è l'etichetta che viene ancora utilizzata sicuramente nel lessico giornalistico dei media, e quindi poi viene anche mutuato dal lessico politico, che è più grave, perché i decisori politici dovrebbero avere invece una visione meno partigiana. Allora, c'è un altro acronimo, però è sempre in inglese, che è LULU, che vuol dire Local Unwanted Land Uses, cioè usi localmente usi del territorio localmente indesiderati. Però è un po' complicata per noi da usare, però sì, veicola un messaggio che è sbagliato, cioè che è distorto, è pregiudizialmente distorto, e quindi diciamo dà già una visione della questione che sicuramente non è una visione sgombra, diciamo così, da pregiudizio. Però noi scriviamo libri, ma poi non li legge nessuno, e quindi non servono a niente. Ma non li legge comunque nessuno lo stesso. Le scritte che escono, citano sia la TAP che la TAP, scritto no TAP, né qui né altrove, né mo né mai hanno tutto usato il segnale. Esatto. Sarebbe una cosa anche da interessante, nel senso che rispecchia più la figura di un popolo che non accetta quest'opera perché si è creato un'identità, non perché non la vuole più vicina a casa sua, ma magari preferisce che sia altrove. È una cosa, da quello che lei ha detto, mi ha impressionato, perché non so se ho fatto bene, ho detto tante righe comunque che, almeno quello che a me è arrivato, questa divisione nel vedere sia come si crea una realtà, una comunità dove appunto che deve affrontare una situazione problematica, e come lo affronta, come si crea proprio, no? Come lei ha detto in Valle di Susa, non c'era un'inizia del territorio, tantomeno qui, e piano piano, no? Attraverso anche queste problematiche si è andata a creare. E con tutte quante poi le conseguenze, quindi anche il modo di stare insieme, di vivere la protesta, di mettere la tenda e stare lì, passare le notti, aiutarsi, eccetera, e anche di discutere, no? Creare assemblee pubbliche dove tutti hanno una. E dall'altra parte un'istituzione che ha tutte le caratteristiche, ma che guarda più ad andare, anziché mettere la tenda, metterci la giacca e la cravatta e andare pettinato bene per cercare di dire la sua, senza che qualcuno possa confutarlo, no? E quindi la cosa interessante che io vedo in questi movimenti, che un po' manca e rimpiango anche alla politica anche cittadina, è proprio questa partecipazione, questa voglia di aiutare il territorio, che paradossalmente nasce da un'esigenza, no? Anche in questo periodo storico dove c'è molta difficoltà nell'esprimersi, nel dire cosa realmente uno pensa, anche perché c'è tanta difficoltà, anche perché veniamo anche a volte confusi da tutto il resto che non c'entra in merito alle problematiche. Sì, era più un'osservazione, no? Questo riguardare questo di vedere l'utilità, io noto in questi movimenti che vengono a creare anche una identità politica che manca alle istituzioni. Guarda, ti confermo quello che stai dicendo, perché mi devo fare pubblicità sempre ai miei libri. Però no, noi abbiamo fatto con dei colleghi di Torino un libro studiando in specifico il no-TAP. Quindi siamo andati da loro, li abbiamo intervistati, insomma siamo stati a loro. E tutte queste cose che tu stai dicendo ci sono, cioè sono esperienze dal punto di vista proprio dello sviluppo sociale della comunità e del territorio, sono incredibili per quello che riescono a produrre in termini di attivazione di competenze, di capitale sociale, di relazioni, di expertise, sono almeno in quel caso, anche lì non voglio generalizzare perché non sarebbe corretto,
però sono capaci di attivare moltissime risorse che ci sono sul territorio che possono semplicemente giacere in modo inerte. Eventi di questo tipo riescono a rimetterli in moto. Quindi sicuramente ci sono degli effetti positivi, che non sono effetti pianificati o programmati, sono effetti della dinamica sociale che si viene a creare. Sì, beh, questo aspetto mi ha incuriosito, anche perché a dare importanza a questi eventi, addirittura il Papa ha invitato in Vaticano i ragazzi di Roncavallo, della Val di Susa, e anche c'era gente che veniva qui da Villa Marta, piuttosto che da altre situazioni, per parlare, dove ha elogiato questo aspetto, che da queste periferie, dal basso, si ricreava una situazione umana quasi della politica, che rispecchiava i bisogni di tutti quanti, no? E quindi a volte mi interrogo se è meglio guardare con più interesse a loro piuttosto che ai vari comitati elettorali che si creano. Diciamo che ci servono tutti e due gli aspetti. La mia idea è che sono importanti entrambi per la dinamica sociale. Serve l'uno e serve l'altro. Ci servono, questo è un parere personale, ci servono istituzioni più competenti di quelle che abbiamo, che secondo me la responsabilità è pesante, la responsabilità sociale anche, cioè io adesso semplifico, ma per me se dovessi dire qual è la causa fondamentale di questi conflitti è l'incapacità istituzionale di regolare i processi decisionali, quindi di fare della buona politica. Però potrebbero quantomeno rinnovare queste... Anche l'incapacità di comunicare. Ma sì, ma di tutto, di avere in mente anche un'idea di come si sviluppano le politiche. Purtroppo non ci siamo ancora. Per far rientrare anche il terzo polo, che è quello della scienza, faccio una domanda che forse non ha proprio a che fare con i movimenti cosiddetti limbi, ma la questione per esempio dei vaccini, no? Mi sembra lo stesso, anche se è a livello nazionale, quindi perde un aspetto. Questa è una questione in cui viene, diciamo, da un lato ritenuto improprio l'intervento pubblico su una questione personale, anche se questa questione ha ripercussioni, dall'altro viene messa in crisi la scienza e quindi non viene accettata per mancanza di fiducia o per altre cose. Ecco, questo anche mi sembra un problema molto, cioè che mi sembra legato anche perché alla fine si creano, come si è creata per questioni di salute come la, cioè qui, diciamo la, non mi viene la parola che definisce, l'AIDS, no? Si sono creati degli gruppi che hanno realizzato poi una conoscenza. Ecco, quindi anche nel caso, diciamo in qualche modo la scienza, no? Oltre al fatto che riesce a prevedere in maniera sicura, eccetera, tutto quello che hai detto, cioè quindi questo, cioè l'atteggiamento della scienza è da un lato un'assoluta psicologia, perché sono anche lo scienziato parla in televisione, c'è una parte che ha, e dall'altra c'è ormai, mi sembra, una diffidenza. Sì. Sono assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Mi è capitato di leggere di recente un libro di un americano, scritto in maniera molto divulgativa, che si chiama, in italiano com'è, Menti sospettose. È un libro sulle teorie del complotto. Sì, sì, sì. Ci sono molti complottisti, quindi vaccini, le scie chimiche e quant'altro, l'OGM, la volontà. E questo libro praticamente fa vedere che in fondo siamo tutti un po' complottisti, cioè sostanzialmente evidenzia alcuni meccanismi di funzionamento cognitivo normali che noi tutti mettiamo in pratica
Quindi diciamo, la tesi è che i complottisti non sono persone che hanno, come dire, caratteristiche particolari o problemi particolari, quindi che potenzialmente siamo tutti complottisti, ma che diciamo, uno degli elementi che acuisce questa tendenza è il fatto che le persone non riescono a dare un senso alle situazioni, cioè non riescono a spiegare le situazioni. E quindi hanno bisogno di elaborare, diciamo così, queste fantasie, tra virgolette, perché hanno bisogno di appunto, rendere intellegibile qualcosa che è opaco. E questa dimensione portata su larga scala, adesso non per parlare di globalizzazione, però diciamo la dimensione di incertezza, di complessità, di difficoltà a leggere, no, il mondo e le situazioni è aumentata per tutti. E quindi se aumenta quell'elemento, aumenta anche la necessità, il bisogno che noi abbiamo di trovare invece un senso, di spiegare, di dare ordine, di dare struttura, perché siamo, funzioniamo così.